Voi che per il mondo andate errando, alla ricerca di meraviglie alte e stupende, venite qui, dove tutto vi parla d'amore e d'arte. Oggi vi portiamo alla scoperta di un parco molto, ma molto particolare e misterioso. Qui ci sono sculture incredibili, siamo al parco di Bomarzo. Bomarzo, borgo del Lazio, alle falde del Monte Cimino, possiede un'opera unica al mondo, il Sacro Bosco o Parco dei Mostri. Progettato dal principe Vicino Orsini e realizzato dall'architetto napoletano Pirro Ligorio nel 1552. I raffinati giardini all'italiana sono realizzati con criteri di razionalità geometrica e prospettica, con ornamenti quali ampie terrazze, fontane, con giochi d'acqua e sculture. Al contrario, il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico boschetto, facendo scolpire nei massi di peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, alternandoli con una casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili obelischi, incisi con motti e iscrizioni. Il Sacro Bosco, non rispettando le consuetudini cinquecentesche, si presenta come una soluzione irregolare. I diversi elementi sono tra loro svincolati da qualsiasi rapporto prospettico e non sono accomunati da coerenza di proporzioni. Il tutto è inventato con criteri iconologici che sfuggono anche ai più appassionati studiosi. Autentico labirinto di simboli che avvolge chi si addentra in esso. E alla fine del parco di Bomarzo, qua in compagnia di Vera, la bravissima guida di questo fantastico parco, cosa vediamo? L'orco gigante, la scultura più celebre che sembra divorare le anime, simboleggia ciò che più ci terrorizza, la paura di affrontare l'ignoto. E rimanete sempre qui, Andrea Evans per TG Evans.